Noi riteniamo che debba trovarsi una soluzione, certamente Gaza dovrà essere parte dello Stato palestinese di domani, quindi bisognerà trovare una soluzione che permetta questo percorso. Certamente non può essere Hamas, Hamas militare deve stare fuori da Gaza, può essere l'ANP, ma può essere anche una fase di transizione con una presenza delle Nazioni Unite, con una missione a guida paese arabo, con una presenza anche di forze di pace, e l'Italia è pronta a partecipare eventualmente ad una missione di pace per garantire una fase di transizione che poi porti alla nascita dello Stato palestinese. Non abbiamo mai cambiato posizione, la nostra è sempre stata questa, due popoli, due Stati, bisogna lavorare, difficile, difficilissimo, ma guai a rinunciare ai propri sogni, guai a rinunciare a idee giuste che devono servire a portare la pace in un territorio dove, ahimè, sono decenni che si combatte con fasi alterne, ma dobbiamo essere determinati nell'accompagnare, lavorando con gli Stati Uniti, lavorando con Israele, lavorando con i palestinesi.